Cosa stai pensando? A cosa dovrò dire? Preoccupato. Però guardo il pantocratore e mi sento meglio. E allora cominciamo. Andiamo. Avendo imboccato la strada artistica della musica e quindi avendo provato il gusto di stare sotto i riflettori, ero una persona fortemente egocentrica e quindi non c'era spazio per gli altri. La mia infanzia è stata sostanzialmente costellata da due grandi passioni, l'automobilismo e la musica, entrambe ereditate da papà. Diciamo che dall'età di 4-5 anni cominciai a strimpellare la tastiera per poi approdare alla fisarmonica, che è stata la mia grande compagna di vita. Io, che ero un bambino molto timido, riservato, introverso, e nella musica trovavo la libertà di esprimere me stesso, di entrare in relazione con gli altri, di raggiungere il cuore degli altri. L'adolescenza è stata importante anche perché lì si è aperto il sipario sull'amore. Lì ho cominciato a fare la prima esperienza di amore, di innamoramento. Nacque una storia con una ragazza durata circa 8 anni e quella è stata una storia molto importante, significativa per la mia crescita umana, per la mia maturazione umana. Dopo la maturità decisi di entrare in conservatorio. E lì successe un evento molto buffo perché si accavallarono due cose, l'ingresso in conservatorio e anche la partenza per il militare. E dopo essere arrivato in caserma ricevo la telefonata dalla segreteria del conservatorio di musica che ero stato ammesso. E allora lì il panico più assoluto, perché mi sarebbe dispiaciuto rinunciare a questo posto in conservatorio vista anche la difficoltà per accedere, per essere ammessi. E allora lì il mio spirito di sopravvivenza, insomma, mi fece approfondire quale modalità, quale escamotage poter attuare e feci obiettore di coscienza. Da lì a poco cominciai questo servizio sostitutivo a quello militare. Ed ebbi la fortuna di entrare a contatto con una realtà, una casa famiglia, una casa di riposo, a pochi chilometri da casa. E quello è stato il primo contatto con la sofferenza umana. E poter stare vicino a tanta gente anziana che soffriva nel corpo, ma anche nello spirito. Il vescovo mi mandò a Verona a conoscere un'esperienza di nuova evangelizzazione chiamata Progetto Mistero Grande e lì i protagonisti dell'evangelizzazione erano gli sposi. Vedere come nell'evangelizzazione questi due sacramenti deputati e chiamati alla missione favorivano una comunicazione, un'evangelizzazione più efficace nelle parrocchie, nelle comunità. E allora lì capì subito che il mio sacerdozio non poteva non essere coniugato con il sacramento del matrimonio. E tuttora ho la gioia di condividere il mio ministero con tante coppie di sposi
con cui abbiamo dato vita alla stazione missionaria Paolo, Aquila e Priscilla, che richiama un po' l'icona biblica di questa prima configurazione storica che troviamo negli Atti degli Apostoli. Un prete, appunto San Paolo, che condivide la sua missione con una coppia di sposi, Aquila e Priscilla. La svolta nella mia vita è avvenuta quando si ammalò la mia ragazza. E lì comincia una parabola buia, non solo della sua vita ma anche della mia. Comincia ad emergere tutta la mia vulnerabilità, l'incapacità nel gestire una situazione così difficile. Una notte tornai a casa distrutto, il mio cuore era inquieto, deluso, scoraggiato. Iniziai a pregare il rosario quella notte. Lì feci la mia prima esperienza vera, autentica di Dio. Non so spiegarlo a parole, però è come se fossi stato raggiunto da una gioia irrazionale, da una gioia che non avevo mai provato prima. Più pregavo, più il mio cuore si rasserenava. E allora ricordo che quella notte, per paura che quella gioia finisse, si esaurisse, non smisi di pregare fino al mattino dopo. È stata una notte di pianto, ma un pianto di gioia. E quello è stato, secondo me, il primo incontro vero con Gesù. Lo stupore dell'essere diventato cristiano, di aver gustato la bellezza della relazione con Gesù, a me bastava. Però in quella fase ero molto tormentato dai sensi di colpa. L'idea di lasciarla mi faceva sentire immaturo. Poi da più parti comunque arrivavano voci del tipo: ah, non sei in grado di stare con una ragazza malata, vuoi darti alla fuga, ecco, cose di questo genere che a me pesavano tanto. Ma in fondo non era la paura di condividere la sofferenza di una persona, ma il bisogno di approfondire quello che stava succedendo nel mio cuore. L'idea di poter dare la mia vita al Signore completamente non mi faceva paura. E da lì a poco mi decisi di entrare in seminario. Nel momento in cui pronunciai il mio eccomi, mi resi conto che quello sarebbe stata il primo di una lunga serie. Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Tante famiglie bussano alle porte delle nostre parrocchie perché è seriamente in difficoltà. E allora la comunità ecclesiale diventa segno di provvidenza divina. Mi piace sempre pensare che la provvidenza di Dio non sia telecomandata, ma agisce in maniera libera e spontanea solo grazie alla partecipazione attiva dei cristiani, dei credenti, di quanti si fanno segno e strumento della bontà del Padre che è nei cieli. Sono molto felice oggi di essere prete perché sento, vedo, sperimento quanto il mio sacerdozio abbia arricchito non solo la mia vita, ma la vita di tante altre persone. E allora mi sento al posto giusto, non perché sono prete, ma perché ho scelto d'amare.
allora io devo essere prima diacono, poi devo essere prete, poi devo essere vescovo, poi devo essere cardinale e poi devo fare il papa, devo diventare papa e mi devo affacciare al balcone. Poi mi ricordo che fecero l'attentato a Giovanni Paolo II e dissi a mamma e papà, no, mi fermo a cardinale che è meglio. Sono nato con una malattia genetica ossea molto rara, di cui all'epoca non si conosceva nulla, che si chiama osteogenesi imperfetta. Infatti sono nato con delle malformazioni, con delle costole fratturate e mamma e papà mi raccontavano sempre che il medico diceva sempre che se lui non avesse assistito al parto avrebbe pensato che fossi caduto a terra. Ecco, io perché, tra virgolette, mi considero un miracolato, no? Perché chi non conosce la mia storia, chi non mi conosce a fondo, non si accorge di nulla. Io ho avuto un'infanzia e un'adolescenza bellissima, stupenda. Certo, naturalmente, ero un poco più protetto da parte dei miei genitori rispetto a mio fratello più grande. Le scuole elementari ero, diciamo, in una bolla, oggi si usa molto questo termine, in una bolla. Le scuole medie le ho fatte nella scuola vicino casa in cui mamma insegnava inglese, non nella sua classe naturalmente, e quindi c'era un'altra bolla. Quando poi dovevo scegliere la scuola superiore mi ricordo che papà disse vai al liceo, così c'è tuo fratello più grande. Io cominciai a dire ah, quindi un'altra bolla, allora dissi no, devo fare la ragioneria. Io probabilmente non sapevo neanche che era questa la ragioneria. E da solo, per la prima volta, cominciai a sciogliere le redini, a staccarmi dal cordone ombelicale. Una passione nata da bambino con i mondiali del 1982. La prima partita che ho visto è stata Italia-Argentina e Italia-Brasile, cioè quindi ho cominciato con il meglio e da lì piano piano è nata questa passione che non ho mai nascosto, ho sempre coltivato e quando posso dalla parrocchia corro al San Paolo, anzi allo Stadio Maradona. Dal 1999 al 2003 vice parroco, dal 2003 al 2010 parroco, poi nel 2010 sono stato mandato via, sempre parroco ercolano, la parrocchia di Santa Maria della Consolazione conosciuta come Sant'Agostino, poi cose strane, cose che non accade mai, nel 2010 sono ritornato qui e attualmente sono ancora parroco qui. E qui ho fatto e continuo a fare le prime esperienze e quindi questo mio impegno, questo mio annuncio di Vangelo proprio per la salvaguardia della Madre Terra. Tutto è scattato con la morte di Lino Borragine, un chirichetto di... Lino era un adolescente, aveva i suoi 12-13 anni, precisamente non ricordo l'età, però era nel pieno della sua vita. E da lì, dopo una serie di morti, un triangolo di morte, abbiamo cominciato a interrogarci, a capire che cosa stava succedendo. Questa situazione si chiama avvelenamento della Madre Terra e morte. Allora, quando si dice prete anticamorra, prete antibiocidio, prete antidroga, ma dico perché ci sta pure il prete camorrista, il prete drogato, il prete avvelenato? No, sei prete, punto. Sei prete che annuncia il Vangelo in situazioni di droga, in situazioni di camorra, in situazioni... Ecco perché io dico sempre, parafrasando il profeta Isaia, come l'aveva preso Don Peppe Diana, che disse per amore del mio popolo io non tacerò, io dico sempre, per amore della Madre Terra io non tacerò, io annuncerò il Vangelo della giustizia e della verità per la Madre Terra e per un popolo che soffre. Io il Vesuvio lo amo, Vesuvio per me è anche il luogo dell'incontro con Dio. Nella Bibbia gli incontri con Dio sono stati fatti sempre sulla montagna. Allora io se guardo il Vesuvio, da un lato vedo la terra magre, Dio che dà vita. Io perché dico sempre, avvelenare la terra o non custodirla è commettere un femminicidio. È solo un folle ammazza la mamma. Quindi da un lato vedo la madre per la mia vita, dall'altro lato vedo la presenza di Dio. Thank you.
quando si diffuse la voce che due dovevano entrare in seminario, le mie vocazioni erano zero. Poi quando decisi di entrare in seminario, mio padre me lo disse: ricordati che quando ti vuoi fermare, quando vuoi tornare indietro, non ci sono problemi, tu sentiti libero. Questa cosa mi ha aiutato tantissimo, la serenità di sapere che non avrei deluso nessuno se non fossi diventato sacerdote, come d'altronde, sì, un figlio prete è sempre un figlio prete, però ecco, i miei genitori volevano che io fossi felice e fare la volontà di Dio. Sono stato ordinato il 27 settembre del 1998. Era una domenica, anche lì con una sana incoscienza, fino alla fine. Il momento forte, veramente, dove io non ti so dire se piangevo o meno, però quando ci siamo prostrati a terra, e lì veramente ho cominciato a commuovermi. E poi, niente, dopo, all'inizio tu non capisci, no? Perché ecco, si ha il centro dell'attenzione, baci, abbracci, eccetera, eccetera. La mattina dopo mi ricordo che nel treno con la Vesuviana io dicevo, cavolo, io sono prete, ma le mie mani sono le stesse, i miei piedi sono le stesse, però avvertivo che dentro di me c'era qualcosa di diverso. E ricordo che dopo un po' di giorni chiamarono a casa, all'epoca c'erano i primi telefoni, si chiamava, rispose mia mamma: pronto, c'è Don Marco. Mia mamma disse: chi? Prese il pane, ti dice grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Durante la pandemia io ho sperimentato che, per quel che se ne dica, che nelle parrocchie c'è gente che si fa solo a sbattere il petto, che si fanno pettegole, sì, sarà pure cose vere, però la parrocchia chiede anche alla solidarietà, alla condivisione, nei limiti del possibile. Non so quante cose mi sono arrivate in tempo di pandemia che noi abbiamo distribuito, e lo dico senza alcuna vena polemica, ma lo dico, ecco, ma proprio nella massima serenità e verità. Oggi si dice molto lo Stato laico, la Chiesa faccia la Chiesa, ma se non fosse stato per le parrocchie, io mo ti parlo dell'esperienza di Napoli, perché io sono solo uno dei tanti sacerdoti di Napoli, forse sono anche come Saturi più piccolo sicuramente, sono tanti santi sacerdoti a Napoli che fanno meglio e più di me, vedi, sta suonando la campana. Noi diciamo che la campana è la voce della verità, sto dicendo la verità, no? Se non fosse stato per le parrocchie, Napoli, la città di Napoli, si dice a Napoli, gli avevano a mare con tutti i panni, annegavano con tutti i panni. Per me il Napoli è una passione da quando ero ragazzino, e per questo vi dico forza Napoli, ma soprattutto la cosa più importante, Dio vi benedica.